la cosa che mi sorprende era che quello che avete i due, anche l'altro è un attore professionale, quello dei due che ha più il senso del ritmo e il senso della parola era proprio Giuseppe. Quando finì lo spettacolo andai a salutarlo, mi complimentai e lo trovai molto più forte rispetto a quello che mi avevano detto. Poi che è successo? Perché è successo? Grazie. Prima Giorni, che ci ha raccontato appunto anche il talento in qualche modo erratico, no? di Giuseppe Bertolucci, quindi ibridazione, attenzione per gli attori, anche forse con qualche motivazione psicoanalitica che Masoni ci ha in qualche modo suggerito. Certamente una figura multiforme che ha insomma, che ha attraversato tutti i generi, no, del racconto. E io vorrei chiedere ad Andrea Gambetta, che ha lavorato con Bertolucci anche negli ultimi spettacoli teatrali di Fabrizio Gifuni, un ricordo di questo Bertolucci, del Bertolucci organizzatore culturale, del Bertolucci curioso, del Bertolucci di teatro. Andrea.